L'ex Comac di Soverato questa sera accoglie la presentazione del libro Mistero al Cubo di Lupa Lanca, una collettiva appunto di autori e di scrittori. E il libro è scritto a tre mani, io sono con uno degli autori che è Valerio De Nardo. E come nasce l'idea di scrivere insieme? Beh, ormai questo è il quinto romanzo, quindi è un'idea nata 8 anni fa, seguendo una traccia di una storia che non riuscivamo a rendere come inchiesta, abbiamo reso come romanzo. E poi abbiamo continuato su questa traccia del romanzo, arrivando con questo ultimo a scrivere quello che abbiamo definito un giallo atipico, perché proprio un giallo vero e proprio non è, però diciamo usa l'impianto dell'indagine per arrivare ad una verità. Cosa si vuole raccontare con questo romanzo? Beh, soprattutto la storia dell'Università della Calabria, dell'insediamento tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 e della grande speranza che l'ha accompagnata e poi di qualche magari delusione di quelle speranze, però anche di una idea di sviluppo che in quegli anni si cercava di affermare in Calabria. Danilo Colabraro è l'altro autore, quindi un libro, abbiamo detto, scritto a tre mani. Com'è andata questa scrittura che abbiamo appena appreso che non è la prima? No, non è la prima, la scrittura è un metodo, è un gruppo ormai abbastanza rodato, collaudato. Io ho collaborato in maniera più attiva negli ultimi due romanzi, che sono Il Morsello di Nancy Arena e questo, avevo collaborato al primo. E ritorno nei Lupa Lanca. La scrittura, il metodo, dicevo, ormai è abbastanza collaudato, quindi non è particolarmente difficile per noi interagire. Non ci sono manie di primogenitura, di voler essere, insomma, primeggiare sugli altri, quindi ognuno dice la sua su tutto, scriviamo, ci passiamo i pezzi, ognuno interviene sui pezzi per avere poi una visione anche unitaria, il più possibile unitaria e omogenea del romanzo. Poi dall'altra parte ci conosciamo da tanto tempo, quindi il nostro rapporto nasce da prima del collettivo di scrittura, quindi non ci sono problemi per questo. Su che cosa verte il contenuto, diciamo, di questo romanzo? Questo romanzo è stato definito da noi, da altri che l'hanno letto, un giallo atipico. Giallo perché del giallo ha la struttura, e quindi c'è il delitto, ci sono diversi possibili colpevoli, c'è quello che indaga. Atipico perché comunque è scritto nel nostro stile, è molto introspettivo, forse più introspettivo di tanti altri gialli. Azzardiamo una prima persona, il dialogo in prima persona anche da parte dei possibili colpevoli, il che non è un elemento collaudato per i gialli, tutt'altro. E quindi, insomma, atipico perché comunque è scritto sempre alla maniera di Lupa Lanca, quindi con uno stile tutto nostro. Abbiamo cercato di non scimmiottare, ecco, più noti giallisti. Nicola Fiorita è l'altro autore, quindi il terzo, abbiamo detto, appunto, il libro scritto a tre mani. È un libro giallo, giallo atipico, è stato detto dai colleghi, che vuole mandare quale messaggio? Intanto è, diciamo, il vero protagonista del libro è l'UNICA, l'Università della Calabria, Arcavacata, il grande sogno che animò la nascita del primo campus, che resta ancora oggi il più grande campus italiano, e quindi un racconto, diciamo così, della grande utopia iniziale e di come questa utopia piano piano si è trasformata, rinsecchita, che cos'è oggi l'università e qual è la funzione dell'università in Calabria. Questa storia importante, forse comunque uno dei pochi grandi sogni che in Calabria si sono realizzati, la nascita dell'università, l'abbiamo confezionata dentro un giallo, che è una forma anche più godibile per il lettore, più leggera, ed è anche il modo per raccontare quella storia, ma tante altre che la incrociano: la trasformazione urbanistica di Rende, le speranze di chi oggi studia, inizia la carriera accademica. Il giallo serve a questo, diciamo così, a tenere viva l'attenzione del lettore attraverso tutte queste storie che si intersecano e si sovrappongono. Come
Come è venuta l'idea di scrivere questo libro, questo contenuto? Ma noi abbiamo, tutti i nostri libri provano a raccontare la contemporaneità della Calabria, gli ultimi 30-40 anni della Calabria che sono stati poco raccontati. Il giallo per noi è una novità, forse una sfida, ci può essere, ci sono i poliziotti romani, valdostani, sardi, ci può essere anche qualcuno che indaga un mistero da risolvere nella nostra regione. Avete già in mente di scrivere qualche altro libro? Sì, oggi ci godiamo la presentazione, che è un segno anche importante perché il libro era uscito poco prima del lockdown, quindi insomma adesso finalmente riprendiamo un po' il giro, il contatto con i nostri lettori e poi dopo daremo continuità a questo progetto che ormai va avanti da 10 anni. Gianni Calabretta questa sera dialogherà con i 3 autori. Su che cosa verteranno le domande, appunto gli argomenti? Io spero di essere adeguato, ma non lo so, non ci giurerei. E il libro è molto bello, molto piacevole. E parlano di cose calabresi come al solito, nei loro libri parlano solo di Calabria, in questo caso parlano della storia del campus universitario di Rende Arcavacata. E bisogna ringraziarli perché hanno scritto una pagina di storia calabrese altrimenti poco conosciuta, la nascita del quartiere, diciamo, ad opera di politici lungimiranti, determinati, che hanno tradotto una utopia in realtà. Ora nel libro si sostiene che questa università ora prima era diventata un sogno, una realtà bella, poi è diventata una delusione perché non ha tradito, diciamo, i valori iniziali. Non lo so se è vero questo, e in ogni caso bisogna mettercela tutta per, nel caso, rigirare, diciamo, il percorso e continuare a crescere. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Tre Serre, FM 98.5. 5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. L'ex Comac di Soverato questa sera accoglie la presentazione del libro Mistero al Cubo di Lupa Lanca, una collettiva appunto di autori e di scrittori. E il libro è scritto a 3 mani, io sono con uno degli autori che è Valerio De Nardo. E come nasce l'idea di scrivere insieme? Beh, ormai questo è il 5º romanzo, quindi è un'idea nata 8 anni fa, seguendo una traccia di una storia che non riuscivamo a rendere come inchiesta, abbiamo reso come romanzo. E poi abbiamo continuato su questa traccia del romanzo, arrivando con questo ultimo a scrivere quello che abbiamo definito un giallo atipico, perché proprio un giallo vero e proprio non è, però diciamo usa l'impianto dell'indagine per arrivare ad una verità. Cosa si vuole raccontare con questo romanzo?
Soprattutto la storia dell'Università della Calabria, dell'insediamento tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 e della grande speranza che l'ha accompagnata e poi di qualche magari delusione di quelle speranze, però anche di una idea di sviluppo che in quegli anni si cercava di affermare in Calabria. Danilo Colabraro è l'altro autore, quindi un libro abbiamo detto scritto a tre mani. Com'è andata questa scrittura che abbiamo appena appreso che non è la prima? No, non è la prima, la scrittura è un metodo, è un gruppo ormai abbastanza rodato, collaudato. Io ho collaborato in maniera più attiva negli ultimi due romanzi, che sono Il Morsello di Nancy Arena e questo, avevo collaborato al primo. E ritorno nei Lupalanca. La scrittura, il metodo, dicevo, ormai è abbastanza collaudato, quindi non è particolarmente difficile per noi interagire. Non ci sono manie di primogenitura, di voler essere insomma primeggiare sugli altri, quindi ognuno dice la sua su tutto, scriviamo, ci passiamo i pezzi, ognuno interviene sui pezzi per avere poi una visione anche unitaria, il più possibile unitaria e omogenea della, insomma, del romanzo. Poi dall'altra parte ci conosciamo da tanto tempo, quindi il nostro rapporto nasce da prima del collettivo di scrittura, quindi non ci sono problemi per questo. Su che cosa verte il contenuto, diciamo, di questo romanzo? Questo romanzo è un... stato definito da noi, da altri che l'hanno letto, un giallo atipico. Giallo perché del giallo ha la sua la struttura, e quindi c'è il delitto, ci sono diversi possibili colpevoli, c'è chi quello che indaga. Atipico perché comunque è scritto nel nostro stile, è molto introspettivo, forse più introspettivo di tanti altri gialli. Azzardiamo una prima persona, il dialogo in prima persona anche da parte dei possibili colpevoli, il che non è un elemento collaudato per i gialli, tutt'altro. E quindi insomma atipico perché comunque scritto sempre alla maniera di Lupalanca, quindi con uno stile tutto nostro, abbiamo cercato di non scimmiottare più noti giallisti. Nicola Fiorita è l'altro autore, quindi il terzo, abbiamo detto appunto il libro scritto a tre mani. È un libro giallo, atipico, è stato detto dai colleghi, che vuole mandare quale messaggio? Intanto è, diciamo, il vero protagonista del libro è l'unica, l'Università della Calabria, Arcavacata, il grande sogno che animò la nascita del primo campus che resta ancora oggi il più grande campus italiano, e quindi un racconto, diciamo così, della grande utopia iniziale e di come questa utopia piano piano si è trasformata, rinsecchita, che cos'è oggi l'università e qual è la funzione dell'università in Calabria. Questa storia importante, forse comunque uno dei pochi grandi sogni che in Calabria si sono realizzati, la nascita dell'università, l'abbiamo confezionata dentro un giallo, che è una forma anche più godibile per il lettore, più leggera, ed è anche il modo per raccontare quella storia, ma tante altre che la incrociano: la trasformazione urbanistica di Rende, le speranze di chi oggi studia, inizia la carriera accademica. Il giallo serve a questo, diciamo così, a tenere viva l'attenzione del lettore attraverso tutte queste storie che si intersecano e si sovrappongono. È venuta l'idea di scrivere questo libro, questo contenuto? Ma noi abbiamo, tutti i nostri libri provano a raccontare la contemporaneità della Calabria, gli ultimi 30-40 anni della Calabria che sono stati poco raccontati. Il giallo per noi è una novità, forse una sfida, ci può essere, ci sono i poliziotti romani, valdostani, sardi, ci può essere anche qualcuno che indaga un mistero da risolvere nella nostra regione. Avete già in mente di scrivere qualche altro libro? Sì, oggi ci godiamo la presentazione, che è un segno anche importante perché il libro era uscito poco prima del lockdown, quindi insomma adesso finalmente riprendiamo un po' il giro, il contatto con i nostri lettori, e poi dopo daremo continuità a questo progetto che ormai va avanti da 10 anni.
Gianni Calabretta questa sera dialogherà con i tre autori. Su che cosa vertieranno le domande, appunto gli argomenti? Io spero di essere adeguato, ma non lo so, non ci giurerei. E il libro è molto bello, molto piacevole. E parlano di cose calabresi come al solito, nei loro libri parlano solo di Calabria, in questo caso parlano della storia del campus universitario di Rende Arcavacata. E bisogna ringraziarli perché hanno scritto una pagina di storia calabrese altrimenti poco conosciuta. La nascita del quartiere, diciamo, ad opera di politici lungimiranti, determinati, che hanno tradotto una utopia in realtà. Ora nel libro si sostiene che questa università ora prima era diventata un sogno, una realtà bella, poi è diventata una delusione perché non ha tradito, diciamo, i valori iniziali. Non lo so se è vero questo, e in ogni caso bisogna mettercela tutta per, nel caso, ritornare, rigirare, diciamo, il percorso e continuare a crescere. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. 5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno.